I peggiori incendi boschivi dell'ultimo decennio stanno imperversando in tutta la Grecia. Sale il numero delle vittime. Molti sono morti nel tentativo di fuggire in auto. Testimoni affermano di aver visto almeno 4 morti in questa strada, nella zona di Mati, regione dell'Attica, est della capitale. La popolare destinazione turistica è stata devastata. Per fortuna il mare era lì e siamo andati in acqua. Le fiamme ci inseguivano, ci bruciavano le spalle e ci siamo così tuffati in acqua. Cosa posso dire? È finita, siamo vivi. È questo l'importante. Il primo ministro greco, Alexis Tsipras, ha interrotto il suo viaggio in Bosnia. È un momento difficile per l'Attica, è una notte difficile per la Grecia. Al momento più di 600 vigili del fuoco e 300 veicoli sono mobilitati su 3 grandi fronti. La Grecia ha lanciato un appello urgente per affrontare gli incendi ormai fuori controllo. Decine di centinaia di case sono state distrutte e i principali collegamenti di trasporto sono stati interrotti. Anche l'esercito è stato mobilitato. La protezione civile invita tutti a partire.